l'altra cosa che serve, abbiamo fatto, che era allora sufficiente, abbiamo fatto un piano triennale di assunzioni straordinario per 150.000 unità. Perché avevamo scelto 150.000 unità? Perché poi nel quaderno bianco, che era la programmazione, come dice la professoressa, per l'assunzione dei precari dentro le graduatorie a esaurimento, avevamo conteggiato che con le assunzioni triennali di 150.000 posti noi avremmo nell'anno 2012-2013, cioè questo anno, esaurito tutti i precari in quelle graduatorie, perché sarebbero diventati a tempo indeterminato. Che cosa è successo? Non è che è successo che hanno fatto una legge, hanno fatto una cosa peggiore, hanno bloccato le assunzioni alle ultime che ha fatto il governo Prodi, cioè alle ultime 75.000, e altre 75.000 non hanno più proceduto, pur avendo la copertura per poterli chiamare, quindi assumere e porre a tempo indeterminato. Successivamente hanno elaborato sopra i tagli di cui abbiamo parlato, ma la cosa ancora più complicata è che quelle graduatorie ad esaurimento sono state di fatto, per scelte singole anno per anno, trasformate nuovamente in graduatorie permanenti, per cui quando il ministro Profumo dice dei numeri non si riferisce più ai numeri che potevano essere chiuse nel 2012-2013 senza nuove immissioni di soggetti che nel 2006 non avevano nessun diritto perché erano fuori da ogni percorso per accedere alle graduatorie permanenti, e sono state riaperte. Quindi noi che cosa riteniamo sia estremamente utile? Sia, primo, ritrasformare un termine eufemistico, cioè abbrigare la legge vigente che le graduatorie permanenti ritornino ad essere graduatorie ad esaurimento, e stabilire al netto di quelli che, uso sempre lo stesso termine, che aspettano l'assunzione, così ci capiamo, cioè quelli che sono a tempo determinato e vogliono diventare indeterminato, e non quelli che devono cambiare classe di concorso, tipo di scuola, perché dentro sto ascensore c'è di tutto, individuati quanti sono che hanno diritto, perché non sono arrivati ieri, ma stanno lì da alcuni o molti anni, capire che progetto c'è, come avevamo fatto, quindi fare un nuovo quaderno bianco, per capire quanto tempo ci vuole a quelli che stanno lì per essere assunti a tempo indeterminato nella nostra scuola, sapendo che quelli che stanno lì non sono persone senza merito, ma sono persone che hanno vinto concorso e seppur nella loro precarietà hanno insegnato a decine di migliaia di ragazzi fino ad oggi. Questo conto va fatto, e questo conto, 30 secondi poi non parlo più, quindi voglio solo spiegare quello che penso. Questo conto spiegherà che non sarà più il 2012-2013, spiegherà che molto probabilmente a occhio, e quindi dico solo a occhio perché non ho più i numeri sotto mano con precisione, ma in un anno non dissimile dal 2019-2020 quei passaggi potrebbero essere conclusi. La seconda domanda che ne deriva è: siamo ancora certi che quella che era la proporzione 50-50, che andava bene nel 2006 con le 150.000 assunzioni e i percorsi individuati per finire nel 2012-2013, sia ancora la percentuale giusta di oggi 50-50, oppure dobbiamo prendere in considerazione un'altra tipologia di percentuale per arrivare a esaurire quelle graduatorie a esaurimento e farle diventare esaurite, sviluppando un altro concetto, che anche questa è un'osservazione. Io anche allora, quando li chiusi, ovunque andavo mi sentivo dire: ma la scuola italiana è piena di docenti anziani. A parte il fatto, sarà che lo dico per la categoria, ma insomma, l'età media è arrivata a 90 anni, che uno faccia il docente a pieno titolo a 45-50, con in pensione ci si va a 67-68, è un concetto da rivedere. Ma detto questo, lavorano da decenni e stanno lavorando da decenni perché questo è quello che gli ha consentito la legge. Quindi non è che noi possiamo aggravare la qualità del loro insegnamento facendogli pesare l'età. Possiamo lavorare sull'aggiornamento, sulla riqualificazione, ma sarebbero per quell'età anche se erano a tempo indeterminato. Quindi questa è la seconda valutazione da fare. Quando questo percorso... Mi fate finire, non è che se mi dite che è così abbiamo risolto. Il terzo passaggio, guardate che il problema non è pigliarci in giro o non pigliarci in giro, il problema è provare a risolvere i problemi di una situazione complessa, perché
voi adesso fatemi finire, poi capite perché. Terzo punto, cambiamento del reclutamento. La delega a cui fa riferimento il ministro, quando noi l'abbiamo pensata nel 2007, perché avevamo idea di utilizzare il 2008-2009 per fare una riforma del reclutamento corposa e poi far partire i nuovi concorsi, tant'è vero che il ministro il concorso che ha fatto l'ha bandito con le vecchie regole, perché il nuovo concorso nella nostra testa era quello che sarebbe arrivato alla fine di quella esaurita graduatoria, o perlomeno ci sarebbe mancata al massimo un paio d'anni. Il nuovo reclutamento è necessario farlo perché noi dobbiamo rispondere a una domanda: è possibile che la scuola e la scuola dell'autonomia non abbia voce in capitolo mai nella assunzione del docente? Ovvero sia, il tirocinio prima della laurea è una cosa, ma una forma di praticantato dopo può avere qualche significato? Questa era l'idea che noi avevamo messo nella delega e che deve essere espletata. Se noi rifacciamo il reclutamento, ma io guardo in prospettiva perché credo che anche voi avrete a cuore che i vostri figli vadano in una scuola che tenda a essere sempre migliore, dopo aver rivisto il reclutamento possiamo prendere in considerazione la formazione? Perché è mai possibile che noi facciamo 3 anni di laurea specialistica, di laurea, insomma, quella del triennio normale, poi si fa 2 anni di laurea specialistica con numero chiuso all'accesso, e poi si fa 2 anni prima, poi dopo uno solo per il tirocinio formativo attivo? Insomma, mi sembra normale che una persona che vuole ambire a fare il docente per avere un timbro che gli consenta di partecipare al nuovo reclutamento della scuola debba andare avanti 6 o 7 anni, oppure non è possibile che questo percorso possa essere snellito su 2 direzioni che sono, da una parte, la specificità che il docente si fa per scelta e non perché si fallisce negli altri lavori? Questo era il percorso all'interno del quale si può, a mio avviso, ricostruire un tracciato all'interno della scuola. Ora, se io potessi riformulare, non la vostra domanda, ma una mia domanda al ministro Profumo, che secondo me risponde a quello che dite voi, è: questo concorso, che lo presentiamo come rivoluzionario, sconvolgente, che ammazza tutti, che in realtà è un concorso fatto con le regole di prima, no, anche molto prima della Gelmini, le regole di questo concorso sono. La domanda è: questo concorso diventa un qualcosa che danneggia veramente quelli che stanno nelle graduatorie ad esaurimento e che non dov'è? Posso fare io una domanda al ministro e mi risponde lui invece che voi, poi dopo voi gliela fate un'altra, no? Che danneggia veramente chi sta nelle graduatorie permanenti, oppure è una occasione per quelli che in basso nella graduatoria permanente possono avere una chance in più di poter... Lasciate rispondere il ministro, poi il vostro turno. Di poter entrare e magari vedere che le graduatorie a esaurimento diventano esaurite invece che nel 2019-2020, magari nel 2016-2017, sempre che, e questa è la cosa che torna al posto del 2016, che ha ragione, che una parte di quegli 8 miliardi di euro di tagli che sono stati fatti sulla scuola e che comportano tagli micidiali fatti sui docenti, sulle scuole e sul numero delle ore di lezione venga recuperato e venga ritenuto che dentro alla crisi le risorse da mettere sulla scuola non vedano la scuola come un capitolo del bilancio dello Stato di spesa, ma un investimento per risorse, perché se si fa questo credo che riusciamo noi a avere una risposta.